Occorre fare chiarezza, occorre parlare di ciò che è e ciò che sarà la spot di questa sera. Ho visto e letto molti commenti riguardo alla nuova carta che ci sarà stasera anche nel nostro gruppo Telegram, che vi consiglio sempre di andare a immettersi, a imboccare quella strada senza mai più ritorno, attenzione. Anche perché siamo sempre più vicini ai 2K, quindi allargare la community su Telegram così che parliamo tutti insieme di cazzi e di mazzi potrebbe essere anche molto interessante come cosa. Valutate. E quindi oggi impariremo un po' tutto, no? Vediamo le spot, vediamo i mazzi, vediamo tutto quello che concerne le spot di stasera. Buona visione e che la forza sia sempre con tutti voi. Eccolo qui, il guardiano rosso d'inverno di sale e di mare. Questa carta che fa? Questa carta affligge un meno 2 di potere alla carta nemica in quella location che ha il potere minore. Ok, e gli rimuove il testo. Quindi un'altra carta come il Leech, un'altra carta come il reworkato Liot, un'altra carta che può rompere il cazzo all'avversario. Ma questa rompe il cazzo in una maniera molto assurda, perché se la Liot è utilizzata al turno 6, se il Leech è utilizzata al turno 5, questa carta va a counterare tutte quelle carte che vengono settate nei turni 3-4, diciamo, quelle carte Ungung, quelle carte tipo Dracula, quelle carte tipo Iron Man, quelle carte tipo Patriot, tutte quelle carte Ungung che danno un potere ma sono sprovviste di chissà quale forza, oppure che cazzo ne so, tipo un'Elsa, tipo un'Angela, tipo una Kitty Pride. Immagina una Kitty Pride che tu rimuovi il testo e il ragazzo è fallito, il ragazzo deve quittare, il ragazzo deve avere timore del Guardiano Rosso, che poi questa carta sembra veramente incutere molto timore, ma io sono andato a vedere e il Guardiano Rosso, per chi avesse visto il film della vedova, e questo qui, cioè questo meme vivente, il Red Guardian, capito? E a me mi si sono infrante tutte le belle aspettative che ci avevo di questa carta, cioè guarda qui. Però andiamo a vedere i mazzi anche su questa carta che possono, vedi, ecco, Iron Man gli fai un danno, frate, cioè voi non avete idea di quello che gli può fare ad Iron Man, nel senso gli dà un meno 2 e gli rimuovi il testo, metti che avete anche prio in quel turno lì, che ci avete sta carta, via Oslaught, via mistica, capito? Cioè, è fuori di testa sta roba. Quindi sarà questo anche il counter del vivente che tutti stavano aspettando, tranne me, perché lo uso. Altre carte di vari mazzi, il cavaliere che, diciamo, oddio, forse il cavaliere no, perché già al turno 3, se riesce ad avere la prio, Red Guardian non è poi così tanto impattante per il cavaliere, bisogna vedere. Ma Deadpool, vabbè, Deadpool, ne vogliamo parlare di Deadpool? Deadpool, se tu lo distruggi al turno 2 e al turno 3, già è di forza esponenziale, quindi bisogna un attimo vedere quello che può fare, se riesce a contrastare Deadpool. Ma non credo, anche perché già al turno 3 si suppone che lui non abbia più la forza minore rispetto alle altre carte. Invece Dracula sì, Dracula è una 4-1, cioè tu immagini in un discard puro che tu gli togli Dracula, quello è fottuto, capito? Poi con l'Apocalisse, se tu ti porti anche uno Shang dietro, puoi capire bene che in qualche modo lo counteri abbastanza bene. Invece le carte con cui si lega abbastanza bene questa carta, ovviamente il Silver Surfer, dato il suo costo di 3, come la maggior parte delle carte che stanno uscendo, no? Quindi mi fa piacere questa cosa che sono tutte di carte 3, capito? Che in qualche modo vogliono potenziare questo tipo di mazzo del Silver Surfer, che è sempre stato uguale da non so quanto tempo. Abbiamo l'Alto Evoluzionario, abbiamo Luke Cage, va bene, abbiamo Cosmo, ok, va bene. Il verdetto, mi fai vedere i mazzi, grazie. Il primo mazzo. Silver Surfer Argento Surfista Anonimo. E come vedete, questo è un Silver Surfer classico, no? Cioè, Sera, abbiamo Sobbin Man, abbiamo anche Shang, vedi? Abbiamo anche Shang qua dentro. Vero, Spider-Man. E come vedete, prende il posto di chi? Di Killmonger. No, questo è il posto di Killmonger, questo è il posto della Rogue, questo è il posto della Tech Card, capito? E qui entra in gioco Red Guardian. Quindi questo Red Guardian non è importante, ma è un'aggiunta. Vedete così, sono delle aggiunte, anche perché non ci sono, in questo momento, delle spot di Marvel Snap, non ci sono delle carte che formano un cazzo di archetipo e basta. Sono delle carte che in qualche modo vanno a essere aggiunte. Vanno a essere una carta di supporto, una carta tech, un qualsiasi cosa. Però non delle carte, diciamo, che formano di per sé importanti mazzi, importanti funzionamenti dei mazzi, capito? Abbiamo un altro, questo è Conop, cazzi, mi aggiunge anche Nova, Iron Heart c'è Forge, c'è Brood, c'è Magic, c'è Silver Surfer, tu mi togli Wong. Ok, quindi questa è un'altra variante con Wong, non c'è Sorbing Man, no, Wong c'è, che cazzo dico, non c'è Sorbing Man e non c'è Shang. Ok, potrebbe anche essere worth questa cosa, però io preferisco sempre questa variante qui, anche perché a me non fa impazzire Killmonger con Nova.
Però abbiamo visto ieri in Cazzo Conquest che mi è capitato contro un Killmonger. Io c'avevo un alto Evo senza armor e carriera. Possiamo dire che mi ha letteralmente rotto. Oh, questo è quello che preferisco. Questo è quello, anzi, questo è quello che preferite tutti voi. Il grande Silver Surfer tossico. Vamos. Abbiamo Azmat, abbiamo Sabine. Quindi diciamo che tutte queste carte, tutto il funzionamento di Redguard si lega molto sull'engine di Silver Surfer. No, quindi che cosa abbiamo qui? Cazzi, cos'è sto mazzo? Kitty Pryde, Nebula, Angela, Jeff, Ravonna, Green Goblin, Wars. Oh, chi non muore si rivede, ragazza. Red Guardian, Hope Summer, Gladiator, Shang-Chi, Professor X. Questa sembra una bella mina. Questa sembra una bella mina. Questa è da provare, questo lo voglio provare, sto mazzo. Se mi uscisse Red Guardian stasera con una spot disponibile, sarei molto, molto contento di questa cosa. Cannon Ball o Dragon Ball, che io ancora non ce l'ho, cazzo, quindi... non è soltanto sul Silver Surfer, nel senso, una carta a cotone è normale che chiama Silver Surfer, ok? Però non vuol dire che non può essere giocata in altri mazzi. Ok? Oh, guarda qui, anche nell'occhio. Nell'occhio ci sta bene, prende il posto di Rogue questo. Anche perché se vogliamo, sono delle circostanze diverse, perché alla fine Rogue, magari te la tieni, metti che c'è un Destroy, metti che vuoi prendere gli Knull, metti che gli vuoi prendere, che cazzo ne so, un Iron Man, tutte queste carte qui con Rogue lo puoi fare. Ma, a differenza di Rogue Red Guardian, Knull non lo tocca, perché Knull non lo può toccare perché ha un costo veramente molto elevato. Ma tutte le altre carte le prende. Può prendere anche carte che non sono un Gungar, ricordiamo questa cosa. Poi abbiamo le variant in questo momento di spot, posso dire che questo stile qui a me aggrada, a me gusta, a me delizia. Ma questo mi fa ridere, il luciador mi fa ridere. Invece adesso vediamo con chi è legato il grande Red Guardian con questo spot. Ovvero abbiamo la Lady D con una bella variant, bella gagliarda. Però la carta, insomma, sapete benissimo che è stata reworkata, sì. Però forse non ne vale ancora la pena. Nel senso, si può benissimo farne a meno di una Lady D all'interno della vostra collezione attualmente, perché non è così tanto impattante. Cioè, nel senso, in varie occasioni forse è anche utile. Invece poi c'è l'altra evoluzione che io vi voglio far vedere, anche la Valiant, perché la Valiant è figa. La Valiant è... Se avete visto il film dei Guardiani della Galassia, il terzo, questa Valiant la dovete prendere. Forza! Poi Alto Evo è una carta che deve essere presente in tutte le collezioni di chi gioca Marvel Snap, perché è una carta veramente molto importante, è una delle migliori serie 5 secondo me. Anche se attualmente Alta Evoluzione non si sta giocando come si giocava un tempo, però è comunque un mazzo valido, capito? Sì, ok, mi fa vedere i mazzi con le DD. Ecco qua, questo è il mazzo che sta girando attualmente come Silence Performer, ovvero con prestazioni silenziose, perché ieri l'abbiamo anche provato, ma siccome mi manca Pixie, gli ho messo Shadow King, ma ho preso degli schiaffi assurdi con questo mazzo, anche perché poi mi è capitato anche contro così. È una branda perché Pixie in qualche modo è utile con Mobius. Io Pixie non ce l'ho, quindi non so, fatemi sapere voi se avete Pixie, come la... se è forte o no, perché forse sarà la prossima carta di token che shopperò. Cazzata. Andiamo avanti. E invece l'alta evoluzionale. Che è successo qua? Anche ieri live mi ha fatto questa problematica, nel senso che non mi caricava esattamente questo mazzo dell'alto Evo. Comunque ve lo faccio vedere subito. Eccoli qua. Tutti i mazzi con l'alto Evo, che ovviamente sono sempre i classici, però si possono anche variare, no? Come per esempio l'alto evoluzionario tossico con l'US Agent, che non capisco l'esigenza, anche perché è stato veramente un fallimento questa carta. Poi abbiamo l'alto Evo classico. Qual è l'alto Evo classico? C'è il Doc Ock del cazzo. Eccoli qua, questi sono i mazzi classici con l'alto Evo. Questo è veramente molto, ma molto lontano come mazzo, visto che c'è ancora presente il Lich, che ormai il Lich non è usato più. Però si potrebbe pensare di mettere Guardian all'interno, eh? Oppure l'alto evoluzionario classico è questo qui con Abominio, in cui tu vai a dare manforte ad Abominio ed essere scontato tutto il suo costo con la cosa, con Ciclope, con... Ma anche la Wasp ci sta, pure con Scorpion, esatto. Quindi diciamo che rispetto alle precedenti spot, questa è una carta molto più interessante. Anche le sue spot inerenti sono carte veramente molto interessanti. Quindi per quanto riguarda il pullare o meno in queste spot, rispetto alle spot anche precedenti, io vi consiglio di farlo, perché questi agent non sarei inculato nemmeno sua madre. Cioè, capito. Però Red Guardian si prospetta essere una carta molto interessante. Ok, anche le spot che vedremo da qui a fine mese sono tutte molto interessanti, però... Valutate bene le vostre chiavi, nel senso, intanto se vi manca l'alto Evo dovete pullare per forza. Partiamo da questo presupposto. Poi, in qualche modo, dipende anche dalle esigenze vostre nei vostri mazzi. Nel senso che se voi giocate praticamente un mazzo Silver Surfer, un mazzo che vi serve una Edge Card, magari che non vi piace la Rogue, non vi piace l'Enchantress, questa è perfetta. Ok, poi abbiamo la Lady D, alcuni manca la Lady D, alcuni io ho visto ad alcuni che vogliono vedere questa Lady D, come si può spingere, quindi... È una bella spot questa. Io personalmente vado e ci butto le chiavette, anche perché
Voglio vedere cosa può fare questo Red Guardian contro i vari mazzi in cui ci sono delle carte potenti ma che hanno inizialmente del costo minore. Quindi valutatela, ragazzi, valutatela. E quindi adesso la parola aspetta a voi. Fatemi sapere cosa ne pensate della carta, fatemi sapere se ci butterete le chiavi, fatemi sapere se ve fa schifo. Noi ci vediamo stasera in live, 21:30. Vi aspetto. Bella lì.